Il Lazio è una regione che produce poco ed il sistema economico è bloccato. Occorre rilanciare il territorio e riaccendere i motori delle aziende che in questi mesi hanno chiuso i battenti. La regione farà la sua parte con la messa a punto di un patto per il lavoro. Questo è quanto ha ribadito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenuto a Cassino nell'ambito della cerimonia del 70° anniversario dal primo bombardamento della città. Il governatore ha parlato anche della Fiat di Piedimonte San Germano ed ha affermato che il tavolo di coordinamento tra regione e vertici dell'azienda torinese si farà. Un incontro utile per capire quale sarà il futuro dello stabilimento ciociaro. Noi siamo impegnati su tante vertenze, molte abbiamo dato a queste uno sbocco positivo, ma è evidente che non bisogna parcellizzare la situazione, la scommessa è lanciare un nuovo modello di sviluppo per creare lavori veri. Lazio produce troppo poco e il sistema economico non gira più. Proprio ieri con tutte le associazioni imprenditoriali, datoriali e di volontariato abbiamo lanciato non a caso questa grande sfida del patto per il lavoro. Unità e partecipazione, dunque queste le parole chiavi per rilanciare il territorio, da abolire la cultura dell'individualismo, sia alla collaborazione tra i vari enti al fine di creare nuovi posti di lavoro. Tutto il Lazio unito per ricostruire un nuovo modello di sviluppo, per cominciare a ricreare lavoro. C'è bisogno però di più unità, di più partecipazione, di capire che il destino dell'uno è legato a quello che abbiamo al nostro fianco e quindi bisogna anche finirla e uccidere una cultura individualista, a volte municipalista, di gestione del territorio che è stata troppo segnata negli anni passati dall'egoismo e del chi se ne frega dell'altro e pensa a me stesso. No? Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo pensare allo sviluppo del territorio per creare lavori veri che non siano un favore da chiedere al politico di turno, ma siano un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Noi lavoriamo per questo. Appena terminata la cerimonia, il corteo dei politici si è trasferito in via D'Annunzio, dove è stato inaugurato il nuovo asilo comunale, una struttura realizzata grazie ai finanziamenti regionali.